iniziate con la prima lezione di laboratorio. Secondo me c'è il dottor Omani che farà le lezioni insieme a voi. E ci sono un paio di cose. Oggi io sono qui, magari chi di voi avesse bisogno durante la pausa può eventualmente avesse dubbi, farmi domande, rimango qui. E, ho visto che alcuni di voi non hanno avuto dei problemi con l'installazione della macchina virtuale o qualcos'altro. Rivolgetevi a Omran direttamente e magari interate via mail per non perdere troppo tempo adesso. Se non avete installato tutto il software, magari per la lezione di oggi cercate di lavorare a gruppi piuttosto che fermare ciascuno di voi la lezione per problemi di installazione o quant'altro. Vabbè, lascio la parola a Omran, io mi metto in fondo, fatemi che non ci sia. Iniziamo con la prima parte che è basata su scripting con Python e poi la seconda parte sarà basata su Packet Tracer. Prima che iniziamo vuol dire che dovete sempre andare sulla mia pagina web, avete tutti ricevuto il link via email e qui ci sono tutto quello che dovete farlo per la macchina virtuale. E poi c'è questo corso Python, che spero che avete tutti fatto, perché oggi iniziamo già con laboratori di scripting e quindi dovete già avere un'idea di questo corso. E qui trovate tutte le slides riguardo i primi tre laboratori. I primi tre laboratori sono tutti di Python. Qui Lab 1 sono le slides di oggi, analisi diretti con Python, erano aggiornati proprio ieri, però ho fatto solo modifiche piccole, quindi va bene se non avete scaricato le slides ieri o oggi, va bene se utilizzate quelle che avete già. E poi nel secondo e terzo laboratorio facciamo programmazione socket, che vediamo anche più avanti. Allora, come avevo detto, l'attività di laboratorio è basata su Python e noi utilizziamo Python perché è molto facile da imparare
simile a scrivere qualche comando in lingua inglese, è perché Python ha tanti modelli e librerie come vediamo dopo, come vediamo più avanti nel corso, che ci aiutano a fare quello che vogliamo farlo. Quindi iniziamo così con valutare e calcolare il tempo di risposta di un HTTP server. Per fare questo, allora, prima devo dire che andiamo lento oggi, così riusciamo tutti a finire quello che dobbiamo finirlo, e spero che avete tutti la macchina virtuale funzionante. Allora, per favore, aprite tutti la VirtualBox per andare sulla macchina virtuale. Password labfear per quello che non ha ancora fatto il login. Io ho perso la connessione internet, quindi devo aspettare un secondo. Charlie.
Chart è un software che ci aiuta nel sviluppo del programma, del codice. Forse ci metti qualche secondo, speriamo. Qui mettiamo il nome del file, che per esempio per questo caso possiamo chiamarlo tempo risposta. E ricordiamo sempre di mettere le estensioni del file per Python, quindi P. Allora, come primo esempio vogliamo valutare il tempo di risposta del server di Google per scaricare l'home page. Un esempio molto facile. La prima cosa da fare è importare il modello che vogliamo utilizzare. In questo caso il modello si chiama Requests. Come avevo detto prima, in Python ci sono modelli e librerie che ci aiutano a fare diverse cose. In questo caso, visto che vogliamo valutare il tempo di risposta del server di Google, dobbiamo creare un get request del homepage. E per fare questo dobbiamo utilizzare il modulo requests. Quindi la prima cosa da fare in questo caso è fare l'import del modulo, che è import requests. Questo vuol dire che possiamo utilizzare gli oggetti di questo modello, possiamo utilizzare anche le funzioni di questo modello. Ad esempio, se noi vogliamo valutare il tempo di risposta del server di Google, dobbiamo fare un get request, come vedete qui, un get request per il sito di Google. E quindi usiamo l'oggetto di questo modello, che è requests, e poi la funzione get. E vedete, quando scrivo get, esce subito un posto per scrivere URL del sito di Google. Quindi ora dobbiamo scrivere qui il sito web di Google, quindi request.get, poi lanciamo un
GET request del homepage del sito di Google. Però visto che noi vogliamo proprio stampare questo valore, dobbiamo salvare questo valore in un oggetto e lo chiamiamo per esempio R. Quindi R sarà la risposta di questo GET request. Quindi R è un oggetto che in cui c'è dentro il valore del tempo di risposta di questa funzione, di questa GET request, che è il tempo di risposta del server di Google. Poi per stampare questo valore basta scrivere PEN. Per esempio, allora, print tempo di risposta allora siamo qui ora, stiamo facendo il print per il tempo di risposta. Qui dobbiamo utilizzare un'altra funzione che proprio prende il tempo di questo GET request. Questa funzione si chiama elapsed. Quindi usiamo l'oggetto, che in questo caso R, poi elapsed. Quindi R.elapsed vuol dire che vogliamo sapere quanto è il tempo di risposta, quanto è il tempo messo per ricevere per scaricare il home page. Vediamo, se mettiamo subito un punto dopo l'elapsed, esce in microsecondi, perché questo function elapsed lavora con microsecondi. Quindi r.elapsed.microsecondi. Però come microsecondi è un valore molto basso, facciamo diviso 1000. Così prendiamo il numero o stampiamo questo valore in millisecondi ma non in microsecondi. È chiaro? Qualcuno ha qualche problema? Siamo tutti riusciti a scrivere il nostro codice? Allora, ora basta fare execute di questo file. Poi vediamo qui che il tempo di risposta è 12,949 millisecondi. Sicuramente dovete avere connessione internet se state utilizzando Python non sulla macchina virtuale. Siamo tutti riusciti a fare questo esempio? Sicuramente non dobbiamo avere tutti lo stesso tempo di risposta, no? Qualcuno non è riuscito a fare questo esempio? Ok. Possiamo
per esempio possiamo, invece di scaricare la home page di Google, provare questa di Facebook, quella di Facebook. Quindi basta solo cambiare l'URL di Google a mettere quello di Facebook. Allora qui vediamo che il tempo di risposta del server per scaricare la home page di quella di server di Facebook è molto più alta rispetto a quella di Google in questo caso, che è quasi 500 millisecondi. Allora, ora continuiamo. Vogliamo ripetere la misura 10 volte. La stessa misura che stiamo facendo, vogliamo ripeterla 10 volte. In questo caso basta utilizzare un blocco for. Quindi, prima di prendere le misure, dobbiamo utilizzare un blocco for. Utilizziamo qui un blocco for, mettiamo un variabile e poi facciamo in range di 10. Vuol dire 10 volte. Sto scrivendo questa riga qui. In range di 10. Quindi basta fare per un variabile un blocco for in range di 10. E qui devo ancora fare una modifica. E qui non funziona il codice, perché devo sempre fare, quando uso un blocco for per esempio, devo sempre fare un'indentazione. Quindi se faccio così, il blocco for prende solo questa riga qui. In questo caso il blocco for che ho scritto qui prende solo questa riga qui. Per stampare tutti i 10 valori devo anche fare un'indentazione anche qui. Quindi in questo caso faccio request get per scaricare la homepage di Google e poi stampo il tempo di risposta in millisecondi e faccio questo 10 volte. Facciamo un esempio. Allora, vediamo come le righe stanno arrivando uno dopo l'altro. Deve arrivare 10 volte questa riga.
L'hai mai visto tu? Sì. C'è io arrivo su. Qualcuno non è riuscito a fare questo esempio? Dovete sempre stare attento di utilizzare proprio lo stesso nome, non si può scrivere per esempio qui request, dovete stare attento a scrivere proprio il nome come il nome del modulo giusto, quindi request deve essere sempre così, request. Poi per esempio quando usate un blocco for, una cosa del genere non funziona, perché tra le variabili che utilizziamo nel blocco for e anche è la parola chiave for, qui deve essere un spazio, quindi dovete sempre stare attenti a questi piccoli dettagli. Ma l'underscore lì è la variabile che sì, cambia? Puoi anche utilizzare un altro tipo, un altro, per esempio. Okay. Ho utilizzato proprio underscore perché qui nel esempio c'è l'underscore. Allora, ora vogliamo calcolare il minimo, la media e il massimo di questi 10 valori del tempo di risposta. Allora, qui abbiamo fatto un blocco for che prende, che valuta il tempo di risposta 10 volte. Però qui stiamo facendo print, o stiamo stampando l'ultimo, il valore che lo prendiamo, che il valore lo prendiamo da qui, lo stampiamo in questo print. Però non stiamo salvando tutti questi 10 valori. In questo esempio, se vogliamo calcolare o vogliamo avere il minimo tempo di risposta, il massimo e la media di tutti i 10 valori, qualcuno ha un'idea cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare una lista. Certo. Dobbiamo creare una lista in cui salviamo dentro i tempi di risposta, come in questo caso.
Quindi, prima che arriviamo nel blocco for, dobbiamo creare una lista in cui mettiamo dentro tutti questi 10 valori. Così dopo possiamo utilizzare questa lista, il valore che attiene, a valutare quello che, a calcolare quello che vogliamo calcolare. Quindi, prima che arriviamo nel blocco for, creiamo una lista, che in questo caso si chiama tempi. Basta scrivere tempi e creare una lista così. Sicuramente manca. Qui abbiamo creato una lista, si chiama tempi. Però questo non basta sicuramente, dobbiamo aggiungere ora il valore del tempo di risposta che lo prendiamo, aggiungere tutti questi valori nella lista. Per fare questo c'è una parola chiave, una funzione che si utilizza con le liste, che si chiama append, questa funzione qui. Quindi come si fa? In questo momento, in questo qui, ho fatto il get request per scaricare la homepage di Google e ho questo oggetto. Questo oggetto ha tutte le caratteristiche di questo get request. Io quello che voglio fare è prendere il tempo di risposta di questo get request e metterlo dentro la lista di tempi. Quindi uso tempi e, come ho detto, append. Append più o meno in inglese vuol dire aggiungere, vuol dire mette dentro. Quindi tempi.append. Ora dobbiamo dire cosa vogliamo appendere a questa lista, cosa vogliamo mettere dentro questa lista. Basta fare così. Io voglio mettere questo valore. Basta fare copia e incolla. La prima cosa che abbiamo fatto è creare la lista tempi e poi utilizzare append dando a questa lista il valore. Il valore è sempre r.elapsed.microseconds, però diviso in 1000 perché vogliamo prenderlo in millisecondi. Quindi quello che abbiamo fatto è che invece di stampare il valore del tempo di risposta in millisecondi, stiamo facendo append, stiamo mettendo questo valore dentro la lista. Ora quello che succede è che la programma arriva qui, inizia con il blocco for 10 volte, per 10 volte fa 10 get request per scaricare il homepage di Google e poi fare append per ognuna, per ciascuna, dentro la lista tempi. Quando si esce del blocco for vuol dire che abbiamo 10 valori salvati nella lista tempi. Ora possiamo calcolare o possiamo fare quello che vogliamo fare a questi valori. Quindi se vogliamo per esempio prendere o sapere qual era il minimo tempo di risposta, facciamo print.
Allora, qui ho scritto un minimo tempo di risposta facendo print. Ora devo stampare anche il valore. In questo caso basta utilizzare min di tempi. Stiamo facendo questa riga qui. Ho tempo di risposta min, o minimo tempo di risposta, scusa, minimo tempo di risposta min di tempi. Min una funzione Python che calcola o che trova da sola il minimo tempo di risposta, il minimo valore in questa lista, in questo min di tempi. Se invece vogliamo trovare il massimo tempo di risposta, si fa la stessa cosa, però invece che di utilizzare min usiamo max. Ora quello che aspettiamo sono due righe, uno in cui è scritto minimo tempo di risposta, con il minimo tempo di risposta di tutti questi 10 get request, e poi un'altra riga con il massimo tempo di risposta. Poi manca calcolare l'average o la media di questi 10 valori. Vediamo prima qui. Minimo tempo di risposta 85 millisecondi, il massimo 937 millisecondi. Cioè, è vicinale. 61 millisecondi, 200. Se vogliamo 80, calcolare 800. La media di questi 10 valori. Cos'è la media? È la somma di tutti questi valori diviso quanto? Il numero. Certo, lo sappiamo già che sono 10, però sicuramente non lo scriviamo 10. Prima facciamo la somma, che utilizziamo sum di tempi, vuol dire sum di tutti questi valori, diviso. Qui sicuramente possiamo scrivere 10 e questo basta perché sappiamo già che ci sono 10 valori, però sicuramente non lo scriviamo proprio 10, usiamo len, che vuol dire length in inglese. Questa funzione len o length e ci dà quanti valori ci sono nella lista. Quindi se poi in questo caso questa funzione qui len ci dà 10, se per caso stiamo facendo questo get request 5 volte ci dà 5. Ho lasciato la riga riguardo al print per stampare il tempo di risposta
di ogni volta che facciamo il get request, solo per vedere se tutto funziona bene. Quindi ora aspetto 10 righe, una riga per ogni volta che faccio questo get request, e poi alla fine 3 righe, uno per il minimo, uno per il massimo e poi l'average. Allora possiamo vedere che per ora il minimo esce del 170. Il massimo 736. Per lei, eh? Sì, io sto cercando il wifi. Da voi sicuramente non ci metti così tanto tempo. No. Dipende. Io per esempio non uso la rete locale perché il mio firewall mi dà problemi, quindi uso il 3G mio, così non ho problemi. Riuscito a fare questo esempio, allora ora vogliamo rappresentare questi risultati in grafici. Per fare questo utilizziamo Matplotlib. Matplotlib è una libreria che ci aiuta, che è già built in Python, che ci aiuta a fare i grafici. E quindi Matplotlib è un modulo, come per esempio quello di requests. Quindi la prima cosa da fare è importarla dentro al nostro programma. Io qui sta dando ancora problemi. Guarda. Vai sul terminal. Pip. Quindi la prima cosa da fare è importare Matplotlib. Fatto. Solo Matplotlib ci serve adesso? Solo Matplotlib per ora, facciamo anche questo. Facciamo import di Matplotlib di Python plot. E poi as plt, cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo facendo l'import di Matplotlib per fare Python plot splt. Splt vuol dire che ogni volta che uso questo nome plt, vuol dire che sto facendo riferimento a Matplotlib. Ora vediamo, poi vediamo.
Allora, basta importare matplotlib come abbiamo fatto. Allora, questo è quello che abbiamo fatto prima. Abbiamo creato una lista in cui abbiamo fatto append, abbiamo salvato tutti i valori del get request. Quindi noi abbiamo già questa lista di tempi di tutti, di tutti questi 10. Qui non dovete scrivere niente, questo è già scritto nel vostro codice. Quindi ora quello che vogliamo fare è fare il plot. Vedete qui che avevo utilizzato PLT come reference per matplotlib e quindi ora posso scrivere plt.figure. Ora facciamo. Quindi questo codice è già scritto, queste righe del codice sono già scritte nel vostro programma. Quello che vuole fare ora è fare plt di figure. Vuol dire che voglio creare una figura, un grafico. Poi voglio fare il plot. Quindi stiamo scrivendo questa riga qui. Prima creiamo la figura e poi fare il plot. Ma plot di cosa? Qui dobbiamo specificare che vogliamo fare il plot di tempi. Dopo che abbiamo creato questi grafici, vogliamo fare plot per tutti i valori della lista tempi, meglio specificare le limite dell'axis epsilon. E si fa così con plot epsilon lim. Vuol dire il minimo e il massimo dell'axis epsilon. Sicuramente il minimo sarà... Quanto deve essere il minimo? 0 sicuramente. E il massimo? Quanto? Il massimo può essere sì, il max, o può essere un po' più alto o un po' più grande o più del max. Però in questo caso facciamo così. Quindi il minimo è 0 e poi il massimo è max di tempi. E alla fine facciamo plot show, che vuol dire mostra, che vuol dire che vogliamo vedere così.
già fatto questo esempio. Ma guarda, io sono molto invidioso. Guarda che tristezza il mio. 200. Tu, scusa, quanti ne hai fatti? 50? Perché hai detto di fare 50 richieste? No, 10. L'hai fatto tu? Sì, l'hai fatto bene. 10.000? Cosa fai? Gli fai un video a Google? Adesso sclerano. Vabbè. Glielo fa da uno solo. Questo già mi dà soddisfazione. Sì, questo. C'hai avuto scherzo. Prof, qui se posso disturbarla, qui stiamo usando la scheda grafica o il processore normale per fare i calcoli grafici? Il processore della scheda grafica o il processore? Se posso farle sta domanda, non voglio disturbarla, scusi. C'è un firewall che è molto strutturato, anche se lo blocco in realtà l'ho costruito nel corso di un paio d'anni questo firewall, quindi alla fine c'è qualcosa che non va, quindi anche se scarico il certificato, perché loro sono molto invasivi questi qua, capito? Il mio firewall è costruito in modo tale nel tempo, adesso non mi ricordo neanche bene il cazzo li ho piazzati, perché ce ne sono uno solo. Sono 5-6 per impedire che qualcuno mi entra, perché non mi dà fastidio che la gente mi metta in mezzo. Vogliamo avere un massimo un po' più alto della grafici, un po' più alto del massimo che abbiamo, quindi basta fare 1,1 per il massimo. Quindi ora il limite dell'axis epsilon è un po' più alto in rispetto al massimo. La seconda cosa è dare un nome o dare un label per l'x-axis, per l'axis x e anche l'axis y. E questo è anche molto facile, basta scrivere PLT, x-label,
X label e Y label. Quindi sull'X label abbiamo il numero del tempo di risposta, quindi possiamo fare ID richiesta, che è il numero della richiesta, non il valore, il numero, che è da 0 a 10 o da 1 a 10. Poi per il Y label abbiamo il tempo di risposta in millisecondi. Aggiungo anche un titolo per i grafici, quindi tlt.title. E lo chiamo test google.com. Quindi abbiamo aggiunto solo queste tre righe, giusto per rappresentare i grafici in un modo più rappresentabile. Quindi abbiamo aggiunto l'X label, Y label e anche il titolo dei grafici. Da me purtroppo ci sono qualche problemi di connessione, però spero che avete voi già fatto, no? Sto guardando se riesco a
tu quando fai economia ti vai in lucro? Cioè, come vai? Arriva qua e continuo. Poi mi dà anche il disegno, tutto qua. No, vedi? Non è fermo. Allora, dobbiamo vedere una cosa del genere. Qui c'è il label dell'access epsilon, qui c'è il label dell'access x e qui c'è il titolo dei grafici. Ora quello che vogliamo farlo è valutare il tempo di risposta, ma non solo di un HTTP server, ma di qualche HTTP server, per esempio 3. Vogliamo valutare il tempo di risposta per scaricare l'home page di 3 diversi siti, poi trovare come prima il minimo, il massimo, il media di ciascuno e poi il minimo, il massimo di tutti i tempi di risposta per scaricare l'home page per tutti i 3 siti. Prego. Ma è normale che il il programma dopo che è in run rimanga in una specie di stato di loop? Perché questo succede sia a me che a lui, che lui usa la macchina virtuale, io non la uso, però sempre in ogni caso... In ogni... macchina virtuale, no, no, lui ha la macchina virtuale, io no. Okay. In entrambi i casi il programma fa quello che deve fare, fa il suo grafico, però poi entra come una sorta di stato di loop, tant'è vero che se lo voglio rilanciare mi dice che non si può fare, lo devo bloccare e poi rilanciare. Non so se mi sono spiegato. Questo sì, non l'hai spiegato. È strano perché... infatti, io credo che sia come... Non è uscito il bot? Sì, sì, è uscito. Sì. Strano, vediamo durante la non pausa. È che il float va chiuso? Sì, sì, c'è bene. Sì. Lui non lo chiude. Lui sta float show, poi dopo sta riuscendo, sta quindi devo chiudere la finestra. Prof, bisogna chiudere la finestra. La finestra del grande. Capito? Sì, 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 sì. Allora, come ho detto, quello che vogliamo farlo ora è valutare il tempo di risposta di qualche siti di server HTTP. Qualcuno sa cosa deve essere la prima cosa da fare? Certo, dobbiamo creare una lista per tutti questi 3 o 4 server HTTP. C'è anche sicuramente un altro modo di creare un blocco for di ogni sito, però non sarà un modo giusto per fare quello che vogliamo farlo. Quindi la prima cosa da fare è creare una lista per questi HTTP server. Finalmente da me funziona, ho internet ora, quindi vediamo. Io l'ho fatta solo per 5 volte, vediamo qui il tempo di risposta, ID richiesta, che in questo caso parti da 0 a 4, che vuol dire da 1 a 5, però in Python il for loop parte da 0. E qui c'è il titolo, test www.google.com. Ora quello che vogliamo farlo è avere una figura simile a questa, però per 3 diversi siti. Quindi avremo una figura con 3 linee diversi, ognuna per un sito web, per un sito di un HTTP server.
Quindi la prima cosa da fare è creare una lista per i simili. Allora, valutiamo per tre siti diversi. Cosa volete il primo di essere? Netflix. Benissimo. Netflix. Il secondo? Il secondo? Per favore non Facebook perché hanno problemi, ci mette un attimo. Facciamo Google di nuovo. Poi un sito italiano. Gazzetta.it. Così abbiamo creato una lista per siti in cui vogliamo valutare il loro tempo di risposta per scaricare il momento. La lista dobbiamo fare un blocco for così possiamo prendere uno dopo l'altro, un sito dopo l'altro. E quindi un blocco for, qui dobbiamo dare un nome per le variabili che utilizziamo, in questo caso per esempio URL in cosa? Scrivo lista in siti. Quindi ora iniziamo con blocco for che prendi il URL di un sito dopo l'altro per questi tre siti. Qui possiamo fare un print qui ho scritto una riga in cui è scritto print test per e url, quindi quello che esce dopo che quando entro in questo blocco for per la prima volta deve essere scritto test per www.netflix.com, poi test per Google. Ora vogliamo, come prima, fare questo get request 5 o 10 volte. Quindi cosa abbiamo bisogno? Di cosa abbiamo bisogno prima di valutare il tempo di risposta 10 volte? Perché poi vogliamo calcolare il minimo, il medio e il massimo. Quindi abbiamo sempre bisogno della lista. Della lista. Quindi abbiamo sempre bisogno della lista e creiamo questa lista tempi. Poi, come prima, facciamo un blocco for
per il get request, quindi un blocco for in range di 5, potete fare voi anche di 10 o di 15 come volete. Entrato in questo blocco for per creare il get request, faccio anche come prima, potete fare anche copia e incolla se non volete scrivere di nuovo, però dovete stare attento di una cosa. Che qui in questo caso dobbiamo cambiare il google.com, qui dobbiamo cambiare il URL. E cosa mettiamo qui dentro? Quindi vogliamo fare request get, vogliamo fare il get request. Prima, perché se stavamo lavorando solo su un sito, abbiamo utilizzato proprio il nome del sito o proprio il URL del sito. Però in questo caso, perché stiamo lavorando su qualche siti, abbiamo già creato una lista di questi siti, abbiamo chiamato il URL, quindi qui il get request sarà proprio per URL che stiamo considerando. Basta. Allora, quello che succede ora in questo due blocchi for, che il primo blocco for entra nella lista dei siti, poi per ciascun sito crea 5 volte o lancia 5 volte un get request per scaricare il home page del sito considerato, e poi fare append, che vuol dire mette o salva questo valore in microsecondi diviso 1000, vuol dire in millisecondi, nella lista di tempi. Quindi dopo, nel mio caso, dopo 5 volte per ogni sito, vuol dire dopo 15 volte in totale, avremmo 15 valori di tempo di risposta. Nel mio caso sono 15, se voi state facendo qui range di 10 saranno 30. Poi il minimo tempo di risposta, min tempi, il massimo tempo di risposta anche come prima, e anche la media anche come prima. Ora faccio comment per i codici riguardo i grafici. Quindi se lancio il programma ora, posso sapere, così trovo il minimo tempo di risposta tra tutti i 15 valori, giusto? E anche il massimo, però così non posso sapere quale pagina o quale URL ha il minimo tempo di risposta tra questi tre. Allora, test per netflix.com. Ora sta facendo 5, sta entrando in questo blocco for e sta facendo 5 get request, e poi salva tutti i valori di tempo di risposta. Poi per google.com, ora per la gazzetta.
progetto.com. Vediamo qui che il minimo tempo di risposta circa 213, il massimo 995 e la media circa 700 millisecondi. Allora, qui devo dire che ci sono qualche modi per fare la stessa cosa. Cosa vuol dire? Che se vogliamo fare il GET REQUEST per scaricare la home page da un sito web, ci sono tre modi diversi. Io avevo scritto solo questi tre modi diversi, però ci saranno anche altri modi. Per esempio, invece di fare in range o for VRL in city, potete fare anche for VRL in range di LAN city, che è la stessa cosa. LAN torna quante oggetti ci sono nella lista. E poi fare un print, come abbiamo fatto noi, test per sito, e poi il GET REQUEST di city, dando la lista il variabile. Ora quello che vogliamo farlo è fare i grafici con tutti questi multipli server HTTP. Facciamo questo dopo una pausa di 10 minuti. Lista dei siti, poi per ciascun sito abbiamo fatto 5 GET REQUEST, poi abbiamo salvato il valore del tempo di risposta di questo GET REQUEST per scaricare il home page di ciascun sito nella lista di tempi. Ora vogliamo solo trovare, quindi trovare il minimo, il massimo e la media come prima, per ora per ciascun sito. L'unica cosa che vogliamo farla è come che abbiamo già questi tre righe di minimo tempo di risposta, massimo tempo di risposta e media. Dobbiamo solo mettere queste tre righe nel blocco for del sito o dei siti. Quindi dobbiamo fare così, dobbiamo fare un'indentazione, così sono tutti questi tre print che calcolano, che trovano il minimo, il massimo e la media dentro il blocco for dei siti. Thank you.
Questo deve essere molto facile da fare, non abbiamo aggiunto niente. Vogliamo fare ancora un'altra cosa, è di trovare il massimo tempo di risposta di tutti questi get request. Quindi qui, quando facciamo questo, quando facciamo un max di tempi in questo loop del blocco for, troviamo il max in questo proprio loop per questo proprio sito. Però ora vogliamo trovare il max di il max o il massimo tempo di risposta di tutti questi tre siti. Ci sono due cose da fare. La prima cosa, chissà cosa può essere la prima cosa? Uscire dal ciclo for. Creare un sito. Ma noi abbiamo già per ogni sito una lista, che è la stessa lista. Però la prima cosa è creare un variabile che riferisce a questo massimo, perché non abbiamo un variabile che dice guarda questo è il massimo, dobbiamo creare un variabile in cui salviamo lì il massimo tempo di risposta ogni volta, giusto? Quindi basta dire possiamo anche chiamarlo P, potete chiamarlo quello che volete, però uguale a 0, un variabile che utilizziamo solo per trovare il massimo. Quindi anche sarà il massimo tra massimi. Poi dobbiamo modificare questo variabile. Dobbiamo modificare anni in cui salviamo il massimo tempo di risposta. In ogni iterazione abbiamo già il massimo tempo di risposta di ogni sito. Quindi come possiamo modificare anni? Anni sarà cosa? Il massimo tra max tempi. Il max solo. Ok. Però allora la vostra collega ha detto che il massimo tra max tempi è giusto se abbiamo una lista se abbiamo una lista in cui abbiamo salvato solo il massimo di ogni sito. Però in questo caso non abbiamo una lista di tre valori in cui il primo valore sarà il massimo di Netflix, il massimo tempo di risposta di Netflix, il secondo di Google e il 3 della Gazzetta. No, non abbiamo una lista del genere. Qui siamo solo stampando il massimo tempo di risposta. Per modificare a me basta dire che a me è il massimo tra. Potete guardare la slide se volete. Guardiamo la slide. Questo qui. Il massimo tra M e il max tempi. Cosa vuol dire? Il massimo tra M e il max tempi. Nella prima iterazione M è 0 e max tempi è il massimo della lista tempi, giusto? Quindi quando scriviamo M è il max. Cosa vuol dire? È
il max tempi, questo valore qui, è il massimo tempo di risposta della lista tempi in questa iterazione. M è il massimo tempo di risposta fino adesso di tutte le prime iterazioni di prima, perché noi stiamo salvando M sempre, stiamo salvando il massimo in M. Quindi nella prima iterazione M è 0. Facciamo i tempi di risposta, troviamo che è il massimo 100. La prima volta M sarà al massimo tra 0 e 100. Giusto? Quindi M diventa 100. Nella seconda iterazione troviamo, facciamo altri 5 get request in cui il massimo di questi 5 get request è 200. M sarà al massimo tra M, che è 100, e 200. Diventa 200. Nella terza iterazione facciamo altri 5 get request in cui il massimo è 150. M sarà al massimo tra M, che è 200, e il massimo che abbiamo provato in questa iterazione, che è 150. Quindi rimane 200. Questo è un modo che si utilizza sempre per trovare un massimo quando salviamo proprio il valore in un variabile. Dobbiamo sempre confrontare il proprio valore con il proprio variabile che è M con il massimo che lo troviamo. Ora facciamo un esempio. Allora, qui sta facendo il test per Netflix. In cui il minimo tempo di risposta per Netflix era 238 millisecondi, il massimo era 817. Qui finora, fino a due iterazioni, il massimo 817. Poi il massimo tempo di risposta 945 finora. Ah, abbiamo salvato M però non abbiamo stampato, quindi dobbiamo solo stamparlo. Massimo tempo di risposta. Quindi finora il massimo tempo di risposta è quello di Netflix di 955 millisecondi. Gazzetta. Ma è la gazzetta. Sì, ma dipende, certo. Ora, il massimo tempo di risposta è 955, quello di Netflix. Te cos'è? Netflix anche te. Ma si vede che quella rete dell'università non gli piace, tu vai a... Va bene fino qui. Sì, Google è così. Bene. Niente di strano. Allora, quello che vogliamo farlo ora e utilizzare di nuovo Matplotlib per fare i grafici. Abbiamo già calcolato il massimo, abbiamo già trovato il massimo. In questo esempio vogliamo solo utilizzare Matplotlib per fare i grafici per ciascun sito. Scusa. Allora,
La prima cosa di controllare sempre quando vogliamo fare i grafici è se abbiamo inserito o abbiamo fatto l'import dei moduli, e qui l'abbiamo già fatto. Qui iniziamo con blocco for per i siti, poi iniziamo con blocco for per ciascun sito per fare diversi get request, che nel mio caso sono 5. Poi facciamo append di questi valori nella lista tempi. E quindi in questo punto del progetto, della programma, abbiamo già una lista tempi con i valori del tempo di risposta perché abbiamo fatto append. Se vogliamo fare grafici per ciascun sito, cosa vogliamo fare con questi valori? Ma lei vuole fare un grafico dove ci sono i tre grafici nello stesso grafico o tre grafici diversi? Nello stesso grafico. Non lo so. Per farlo nel stesso grafico facciamo plot plt plot. Ah, ma plot figure l'ha messo prima. Sì, ora creiamo anche il figure. Però ho aperto plot figure e poi fa il plot ogni volta. Nel momento che abbiamo questi 5 valori, che sarà qui, nel momento che abbiamo salvato questi 5 valori o 10 valori nel vostro caso, dobbiamo prendere questi valori e metterli in un posto per fare il plot. Quindi dopo che abbiamo già trovato tutti questi 5 valori, facciamo plt plot di tempi. Però qui manca anche una cosa, che noi vogliamo avere i valori, vogliamo avere questi valori per ciascun URL o ciascun VR. E quindi dobbiamo anche dare il label di questi valori. Quindi facciamo plot di tempi, poi con il loro label, che in questo caso il label è proprio il VRL che stiamo considerando. Allora, prima sicuramente dobbiamo creare il figure. Ok, spiego di nuovo. In questo punto della programma ci siamo entrati nel blocco for per fare 10 get request. Ogni volta che stiamo facendo un get request per scaricare il home page, stiamo facendo append per r.elapsed.microsecondi fratto 1000, che vuol dire stiamo salvando il tempo di risposta per scaricare il home page, stiamo prendendo il tempo di risposta per scaricare il home page e facendo append, che stiamo salvando, in lista si chiama tempi. Poi, dopo ogni 10 valori che lo prendiamo, vogliamo far capire al programma che questi 10 valori sono solo per un VRL. E quindi cosa facciamo? Diciamo plot questi 10. Diciamo alla matplotlib, PLT. Diciamo a matplotlib, vogliamo fare plot per questi 10 valori. Però non come prima, quando abbiamo detto solo plot tempi, vogliamo dire plot, ma il label VRL.
Così la programma o matplotlib capisce che questi 10 valori che ora sono richiesti per essere plottati sono per questo label. Poi quando entriamo di nuovo in questo blocco for, prendiamo di nuovo questi 10 valori e chiediamo a matplotlib di fare plot per i nuovi 10 valori, però con il label VRL quello nuovo. Così cosa abbiamo? Così abbiamo tre set o tre gruppi di valori, in ciascuna ci sono 10 diversi valori per tutti i tre siti. Però finora non abbiamo fatto show, non abbiamo fatto plot show, e questo lo facciamo alla fine. Cosa vogliamo fare ora? Vogliamo fare quello che abbiamo fatto prima, per esempio vedete qui che prima abbiamo fatto solo plot tempi perché avevamo solo una lista, avevamo solo un sito, ora non, questa non serve più. Allora, l'ex label rimane l'ID richiesta, va bene. Il Y label o il label per l'access Y sarà un tempo di risposta, certo. Il titolo non è più quello di Google, ma scriviamo per esempio HTTP server multipli. Il limite dell'access Y parte da 0 fino a 1,1 per cosa? Per? Bravo, per M. Perché M è il massimo. Il massimo di tutto è M, quindi per M, perché così i grafici sono più alti del massimo. Quindi invece di max tempi qui sarà solo di M. Allora, ci manca ancora una cosa prima di fare il show, prima di plottare proprio la figura. Ci manca una cosa. Noi cosa abbiamo fatto? Noi, qui sopra, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso 10 valori di un blocco for di questi tempi di risposta, e abbiamo salvato questi valori insieme per essere sul plot, sui grafici, dando loro un label. Abbiamo detto label e URL, VRL. Quindi quando si fa i grafici, sicuramente in più al label epsilon, al label access, in più al titolo, c'è sempre una cosa che ci fa capire cosa stiamo guardando. C'è sempre il legend, no? E ci manca il legend perché stiamo facendo, c'è più di un grafico, più di una curva, quindi ci manca il legend. Abbiamo già inserito il label del legend di ogni curva qui. Abbiamo detto che la prima si chiama HTTP Netflix.com, la seconda Google.com, manca solo inserire il legend. Quindi TLT si chiama legend. In questo caso inseriamo loc, che vuol dire location del legend. Avete capito tutti cos'è il legend, no? Sì? Ok, loc vuol dire location, posizione si dice, no? È location del legend, e font size è il font size, quindi qui loc lower right che vuol dire
Lower right vuol dire giù a destra, no? Quindi basta dire qui location del legend, lower right, poi c'è font size, e per esempio 8. E alla fine plot show. Così abbiamo aggiunto il label dell'access X, il label dell'access Y, abbiamo anche aggiunto il titolo. Poi, perché abbiamo più di una curva, abbiamo aggiunto un legend per far capire cosa stiamo guardando. E alla fine manca solo fare plot show. Chiaro questo esempio? Allora, vediamo se funziona. Gazzetta proprio sfigata. Netflix è la via di mezzo. Allora, legend è questa qui. Legend è questa cosa qui. Perché se non abbiamo inserito il legend non possiamo capire cosa stiamo guardando. Questa è la legend. E vediamo che, allora nel mio caso sono 5, però ora provo a fare 10 get request invece di 5, così la figura è più bella. Allora, per scaricare la homepage di Netflix, tra 10 get request, il massimo era 744 millisecondi. Poi si fa così anche per il sito web di Google e poi la Gazzetta, e alla fine deve stampare qual era il massimo tempo di risposta e poi vediamo la figura, grafici. Se il range 10 parte da 0 a 9, così fa. Ok, puoi fare in range, sempre al grafico, capire solo il grafico. Deve solo cambiare una cosa di grafico, fare il limit o il range, solo cambiare un po' di grafico.
Però ricordate sempre che in Python non come in altri lingua di programmazione, se facciamo range 10 vuol dire da 0 a 9, non vuol dire da 1 a 10. Allora, questo esempio è andata bene per tutti? Allora, facciamo ora questo esercizio. Dobbiamo scrivere un script. Abbiamo già fatto più o meno questo esercizio, però ora vi lascio farle da soli. Dobbiamo scrivere uno script. Prendere sempre, per esempio, 5 o 10, non importa tanto, 5 o 10 get request tra due siti internet, per esempio Netflix e Google, quindi stiamo facendo la stessa cosa che stiamo facendo ora, dobbiamo fare la stessa cosa che stiamo facendo ora, però dobbiamo stampare anche il nome della pagina, che è o Google o Netflix per esempio, che ha il miglior tempo di risposta medio. Quindi abbiamo due siti, per ogni sito facciamo 10 get request o anche 5 get request, dobbiamo calcolare il tempo di risposta medio per ciascun sito e poi stampare il nome della pagina, non il valore come stiamo facendo ora. Dobbiamo stampare il nome della pagina che ha un miglior tempo di risposta medio. Sicuramente il miglior tempo di risposta medio vuol dire più basso, sì. È chiaro la domanda, l'esercizio, chiaro? C'è già la soluzione forse, però non dovete guardarlo. Sì, per favore non guardate slide che viene dopo. Allora, avete 10 o anche 15 minuti per farlo. Per favore, quello che riesce a finirlo mi fa sapere. Potete anche fare delle domande, se volete. Non avevo spiegato bene. E qui è scritto anche ripetere con 6 siti internet, però questo parte B. Noi stiamo lavorando su parte A. Quindi considerate solo i primi due, Google e YouTube. Potete anche considerare altri. Però ora lavorate solo considerando due siti, fate 10 get request per ciascun sito, anche per ciascun sito calcolate il tempo di risposta medio, solo il medio, poi che avete il tempo di risposta medio di ciascun sito, dovete vedere quale sito ha il miglior tempo di risposta e stampare il nome di quel sito. È chiaro? Thank you.
sicuramente ci sono più di un modo di fare quello che vogliamo fare. Thank you.
Prof. Prof. Io penso di aver finito, però non so se ho fatto giusto. Ok. Hai fatto anche una lista? No. No, non hai fatto, vedo la lista. No, okay. C'era. C'era la lista dei siti, quella l'ho lasciato col forno, in modo che girasse sempre da lì. Così poi dopo se ne devo fare 5 ne metto la, ne aggiungo là dentro. Però come sai qui? Qual è il... Perché io ogni volta faccio variare la variabile, okay. E poi se quella variabile allora è giusta, uso un if. Stai salvando il minimo delle medie. Delle medie. Dove stai salvando il minimo delle medie? Su min main. Però ora c'è il commento, no? Questo c'è il commento, sì. Perché? Perché è sbagliato. Ok, non deve essere. Non ci deve esserci. Ok. Quindi era sbagliato, non so perché, però non mi ha dato un errore, boh. Perché era zero all'inizio, ogni volta l'ho ricambiato, non lo so perché. Sì, allora, comunque è un modo non ideale per farle, perché perché qui salvi il minimo media. Poi cosa dire? Come puoi sapere quale ha avuto il minimo medio? Tu stai salvando proprio il valore. Qua lo so. Perché ogni volta che la minima media è bassa, si cambia. Lui okay. Dice, allora associa a quella, a quel valore associa che è bassa. Perché ho fatto che min. If min okay. Man okay. È diverso. Quindi è andata bene. Sì. Penso di sì. È andato bene, è andato bene però ha fatto il run, è andato un bene. Po' difficile per farlo, però è andato bene. Ma così si faceva con C. Ci sono tanti, sì, però ci sono tanti. E io quello so fare. Fatto? Sì, anche il secondo parte. Sì, basta aggiungere la. Cioè l'ho già come fatto. Come l'hai fatto? Posso andare anche io vado che ho finito.